Do subito il benvenuto ad Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica. Buon pomeriggio Andrea, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio a te Alessandra e a tutti i telespettatori. Guarda, volevo semplicemente, prima di spostarci verso il mercato energetico che è senz'altro estremamente interessante, volevo chiedere semplicemente un commento dei numeri che abbiamo visto da parte degli Stati Uniti e soprattutto mi vorrei affermare al cosiddetto ASM Manufacturing dei prezzi a 76,1 rispetto al 68,2. A tuo avviso è un'indicazione importante? Allora, come dato in sé, a mio modo di vedere, non è eccessivamente importante, ma considerando questo dato all'interno degli altri dati che abbiamo vivisezionato nel corso degli ultimi giorni, allora sì che assume rilevanza, ovvero il framework degli Stati Uniti è questo. Siamo in una situazione di fortissima inflazione, ormai l'abbiamo capito, l'ha evidenziato Powell settimana scorsa, a tal punto diversi analisti finanziari sono stati sorpresi relativamente al suo intervento, io francamente non lo sono stato, non vedevo altre parole al di fuori di quelle che ha detto Powell con riferimento all'inflazione. Ormai tutti sappiamo che la Federal Reserve è stata un pochino dietro la curva, come diciamo noi, quindi behind the curve, si è accorta che l'inflazione non è più temporanea e quindi adesso deve porre qualche pezza al fatto che probabilmente ha tardato la fase di tapering e effettivamente siamo nel periodo di marzo adesso in cui qualche esponente della Federal Reserve Board inizia già a pronunciare la parola 50 basis point in termini di rialzo tassi di interesse. Ora io non credo che ci saranno 50 basis point di rialzo di tassi di interesse, così come non credo che ci siano solo 4 rialzi di tassi di interesse in tutto il 2022, io credo arriveremo a 5. Però c'è stato un piccolo cambiamento rispetto all'ultimo collegamento che abbiamo fatto, Alessandra, che non è questo relativo all'inflazione, ma è relativo alla crescita economica statunitense che ha avuto una qualche fase di rallentamento. Questo l'abbiamo visto con riferimento soprattutto agli indicatori manifatturieri, questo l'abbiamo visto con riferimento alle vendite al dettaglio. Ora sarà importante il dato di questa settimana sul mercato del lavoro, ma da questo punto di vista vorrei sottolineare non tanto l'importanza, come al solito, del numero puro dei non far payroll, ma altresì l'importanza del numero relativo alle ore lavorate e del numero relativo alla crescita dei salari, che è un altro elemento fondamentale per poter valutare da un lato il potenziale regime di piena occupazione, su questo sono d'accordo con Powell, siamo molto vicini se non ormai l'abbiamo raggiunto, e dall'altro un eventuale impatto in termini inflazionistici. Quindi davvero questo è il mio focus della settimana. Ovviamente gli altri dati sull'inflazione li sappiamo tutti, abbiamo un indice dei prezzi al consumo al 7%, con un'inflazione negli Stati Uniti non solo trainata dalla componente energetica, ma anche trainata dalla componente dei salari. E questo in qualche modo deve essere il focus della Federal Reserve. Assolutamente, quest'ultimo punto a differenza dell'Europa ovviamente, perché invece qua è trainata proprio dal prezzo dell'energia. E appunto andiamo al dunque, innanzitutto vorrei fare l'accenno appunto per quanto concerne le tensioni tra la Russia e l'Ucraina. Tantissimi leader europei oggi sono volati a Kiev, in particolar modo Boris Johnson, che ha tantissimi problemi a casa, se vogliamo dirla così, con il cosiddetto Partygate. Poi abbiamo dato l'ultimo aggiornamento per quanto concerne la chiamata tra Draghi e Putin. La sostanza è che Putin si impegna per una de-escalation. Alcuni nostri amici in comune, non soltanto, alcuni analisti su Twitter invece credono che ci sarà un'escalation, addirittura è imminente. Tu come stai ragionando sotto questo punto di vista e soprattutto che cosa significa per il prezzo del gas che oggi scende? Ma innanzitutto come ragioni su questa vicenda? Allora, a mio modo di vedere, Alessandra, è difficile attribuire una percentuale relativa alle probabilità su un'ipotetica invasione della Russia con riferimento all'Ucraina. Forse siamo al 50%, io credo che una settimana fa potevamo essere anche al 70-80%. Dal mio punto di vista vedo una qualche certa de-escalation, perlomeno dal punto di vista di Putin. Le diverse chiamate fatte prima con Macron, poi con il nostro Presidente del Consiglio Draghi, poi il fatto che Boris Johnson è andato ad incontrarlo. Insomma, a mio modo di vedere, dal punto di vista geopolitico, per il momento l'unica semi-guerra fredda che vedo è tra la classica Putin-Biden,
che effettivamente è sembra intenzionato a mandare circa 8.500 truppe a supporto dell'Ucraina, ma anche questo vedremo. Quindi è difficile capire le vere intenzioni di Putin. È chiaro che adesso l'Ucraina sembra circondata, ma dall'altro lato, a mio modo di vedere, per il momento sembra solo una questione di forza dimostrata dalla Russia per poter ottenere ciò che vuole, cioè una Ucraina al di fuori della NATO, comunque una minore interferenza della NATO all'interno della questione ucraino-russa, che per ciò che riguarda Putin sembra essere, appunto, l'Ucraina comunque una componente russa. Ecco, da lì poi si dipartono tutte le questioni di carattere energetico che tu hai evidenziato. Ecco, tendo a sottolineare questo con riferimento al TTF, quindi al benchmark europeo di gas naturale. Oggi lo vediamo in forte sofferenza, sta perdendo il 10% e siamo a circa 75 euro per megawatt ora. Ecco, però la sofferenza di oggi io non credo sia relativa a questa potenziale de-escalation, ma è relativa ad un contratto di cui voglio vedere bene quali possano essere tutte le sfaccettature, che Gazprom ha firmato per poter poi distribuire il gas alla componente dell'Unione Europea. Per il momento sembra che ci sia un'ulteriore fornitura di gas da verso l'Unione Europea da parte di questa Sovereign Owned Enterprises russa, quindi Gazprom. Ecco, io starei molto attento però, perché ci sono stati diverse concause che hanno comportato questa riduzione del prezzo del gas naturale nel nostro benchmark europeo. La prima è stato veramente un meteo molto confortevole nel corso dell'ultimo periodo, a tal punto che abbiamo avuto temperature di molto superiori alla media in tutta l'Europa centrale, e lo vediamo anche in Italia. Quindi certamente questo ha consentito alle scorte di gas naturale sia in Europa che in Inghilterra di potersi perlomeno avvicinare ai minimi degli ultimi 5 anni, quindi rendiamoci conto, siamo ancora a quel livello, non certamente ad una average nel corso degli ultimi 5 anni, quindi c'è molta strada da fare. E attenzione, anche Biden ha cercato di poter contattare il Qatar per fare in modo che all'Europa fossero fornite ulteriori scorte di gas naturale in caso di invasione russa nei confronti dell'Ucraina. Ma vi garantisco, e lo sappiamo bene, il Qatar purtroppo non ha un'ulteriore capacità di produzione, perché ormai ha già firmato tutti i contratti per poter allocare il gas ai paesi sud-est asiatici e asiatici in generale. Quindi attenzione, tutte le voci relative al Qatar dobbiamo prenderle con beneficio di inventario, e tutte le voci relative agli aiuti derivanti dalla flottiglia di gas naturale liquefatto proveniente dagli Stati Uniti, anche quelle le dobbiamo prendere con beneficio di inventario, perché purtroppo sono solo un palliativo. E infatti questo punto era molto importante, in particolar modo per quanto concerne il calo odierno del 10,5% del TTF, il benchmark europeo, in altre parole, che è dovuto un po' all'aumento della cosiddetta supply da parte di Gazprom in questo caso. Tornando solo un secondo al conflitto tra l'Ucraina e la Russia, che è diventato ormai un conflitto tra la Russia e gli Stati Uniti, tra la Russia e la NATO e di conseguenza tanti paesi all'interno della NATO, appunto, è l'Europa la vittima della situazione, perché, come detto, si sono cercate tantissime soluzioni, magari altri contributor di gas naturale se non dovesse esserci la Russia, però effettivamente l'Europa mi sembra, almeno per il momento, che rimanga in una situazione di grande incertezza in termini di gas. Sì, hai ragione tu Alessandra, è l'Europa la vittima della situazione, perché tieni conto che il potenziale conflitto tra Russia e Ucraina si inserisce all'interno di un contesto in cui questa famosa pipeline che abbiamo menzionato nel corso degli ultimi collegamenti, che si chiama Nord Stream 2, comunque l'Europa non la vuole approvare, e anche nel corso del weekend ci sono state una serie di notizie per cui sembra che l'approvazione della Nord Stream 2 pipeline non debba avvenire perlomeno nella prima metà del 2022, forse per tutto il 2022. E sappiamo che questa pipeline è molto importante perlomeno secondo la visione russa, per poi poter firmare un contratto tra Gazprom e l'Europa stessa. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se questa pipeline non viene ad esistere, poi noi in caso di conflitto dovremmo avvalerci
potenzialmente di altre fonti energetiche. Una di queste potrebbe essere, come dicevo prima, l'esportazione di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti. Però fammi fare un approfondimento. Tutte quelle 45 navi che vediamo, per esempio in Twitter o in altri social, che stanno partendo dagli Stati Uniti per raggiungere noi, ecco, non vi voglio tediare con i calcoli, ma comportano circa 3 giorni di respiro per ciò che riguarda solo l'area inglese. Quindi essenzialmente 45 navi di gas naturale liquefatto equivalgono a 3 giorni di consumi per l'area UK. E capite bene che questo non è essenzialmente quella fonte energetica di cui abbiamo necessità per poter riportare le scorte di gas naturale europeo ad un livello minimo accettabile. Inoltre, purtroppo, e questo lo sottolineo ancora, la capacità di esportazione degli Stati Uniti tenderà ad essere, ad incrementarsi leggermente nel corso del 2022, ma non così tanto come alcuni analisti sottolineano. Purtroppo adesso è di circa 13 miliardi di piedi cubici al giorno, probabilmente arriverà a 14 miliardi di piedi cubici al giorno, ma il vero e proprio, la vera e propria esplosione di esportazione di gas naturale liquefatto avverrà solo nei prossimi 5-6 anni. Quindi attenzione a dare eccessivo credito a chi dice, tra virgolette, gli Stati Uniti salveranno l'Europa con la flottiglia di navi di gas naturale liquefatto, oppure la salverà il Qatar. Il Qatar, dall'altro lato, sta raggiungendo già il picco di produzione, ha già firmato i contratti col sud-est asiatico e quindi solo potrà rinunciare ad una parte di quei contratti per firmarli con l'Unione Europea nel momento in cui però saranno d'accordo gli stessi paesi dell'Asia e del sud-est asiatico. Quindi attenzione a questo. Assolutamente sì, un highlight importante, cioè un'enfasi importante. Innanzitutto volevo fare il punto prima di lasciarci sull'OPEC. La riunione di domani è una riunione attesa, soprattutto dopo un mese di gennaio, con io lo chiamerei stellare / spettacolare per il prezzo del petrolio, perché abbiamo visto chiudere entrambi i benchmark, stiamo parlando del WTI e Brent, sopra i $90 per barile. Oggi un lieve calo, siamo leggermente al di sotto quel livello, però bisogna dire che la corsa in termini di prezzi è stata strepitosa. Ovvio che il grande protagonista qua è l'OPEC, perché l'offerta sul mercato è ben minore rispetto addirittura anche a quello che erano gli accordi, per essere sinceri, e soprattutto mi chiedo se questo rally dei prezzi può spingere in qualche modo invece i produttori del cosiddetto shale oil, che i prezzi di break even sono molto più alti, però con questi prezzi attuali se lo possono permettere, per carità, cioè non perdono soldi almeno, cioè può spingere il ritorno dei grandi shale oil producers degli Stati Uniti? Allora, 3 diverse componenti nella tua domanda. Primo, il prezzo del petrolio non ha avuto solo una grandissima corsa dal punto di vista del prezzo, come noi lo chiamiamo, flat, quindi la parte frontale della curva forward, ma in tutta la curva forward la struttura è veramente molto bullish. Quella che noi chiamiamo una forte backwardation, che sta ad indicare veramente una tendenza di scarsità di offerta o di incremento di domanda che veramente non vedevamo da tempo. Quindi davvero una situazione bullish della curva forward, che non necessariamente corrisponde ad una situazione bullish in termini di petrolio fisico, perché effettivamente dal punto di vista del potersi approvvigionare di petrolio, ecco, per il momento il petrolio si trova. Ma questa è la percezione del mercato. Poi dobbiamo inserire la situazione geopolitica, quindi se fino a un po' di tempo fa potevo immaginare anche un ulteriore incremento di produzione in questa riunione dell'OPEC oltre ai 400.000 barili di petrolio al giorno, adesso ti direi che secondo me rimarrà tutto inalterato, perché proprio per la tensione che c'è tra Russia ed Ucraina. Io credo che la Russia in questa situazione voglia mantenere lo status quo, e alla Russia stessa va bene un prezzo del petrolio in un intorno inferiore dei $90 al barile, soprattutto per ciò che riguarda il Brent. Quindi anche questa situazione geopolitica impatta molto. Perciò, terza parte della domanda, gli shale producer, è vero? Io avevo studiato il break-even degli shale producer, che ricordiamo soprattutto in alcune aree, come ad esempio l'area di Permian Basin nel Texas,
producono non solo petrolio ma anche gas naturale, quindi il gas naturale non TTF ma Henry Hub della Louisiana, e il break even secondo i miei studi è di circa 38-42 dollari al barile, e quindi effettivamente hanno molto incentivo, eventualmente ad incrementare la produzione. Però Alexandra, ricordiamo una cosa, siamo all'interno della transizione ecologica e quindi effettivamente si devono avere forti investimenti nella componente a monte per poter esplorare nuovi pozzi, e non è così semplice fare investimenti con una situazione di questo tipo in cui soprattutto la componente fossile, la componente più sporca, non è così cercata nel futuro, sempre all'interno di questa transizione ecologica. Quindi se guardiamo i prezzi di adesso e i prezzi del gas naturale, e se mi fai fare un accenno, anche quelli dell'Henry Hub di gas naturale sono esplosi nel corso dell'ultima settimana con l'expiration del contratto di febbraio, memorabile a tutti, con un più 93% proprio per il freddo e per la situazione di domanda e offerta che riguarda il gas naturale degli Stati Uniti. Ecco, se guardiamo questo, avrebbero un incentivo, però attenzione che i produttori, soprattutto in alcune aree come Permian Basin e Marcellus nell'est degli Stati Uniti, guardano a lungo termine, e questo può creare dei problemi proprio per le situazioni di base che ti ho appena descritto. Grazie mille, come sempre, Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica, grazie per essere stato con noi, alla prossima e buon proseguimento. Grazie mille Alexandra, a te un saluto a tutti i telespettatori.